Nel 1927 Sigmund Freud, padre della psicanalisi, dedica un saggio alla complessa figura del grande autore russo dal titolo Dostoevskij e il parricidio. Sul valore di Dostoevskij scrittore, Freud non ha dubbi. Il suo posto viene subito dopo quello di Shakespeare. I fratelli Karamazov sono il romanzo più grandioso che mai sia stato scritto. Ma un quadro assai più complesso emerge dall'analisi della personalità dell'autore. In particolare, secondo Freud, Dostoevskij sarebbe stato affetto da una forte nevrosi, che avrebbe assunto la forma di epilessia in seguito alla traumatica notizia dell'assassinio del padre. L'autore provava verso il padre un odio viscerale, tanto da desiderarne la morte. Quando però questo desiderio latente si è avverato, ha iniziato a manifestarsi in lui un profondo senso di colpa. L'attacco epilettico per Freud sarebbe quindi la manifestazione di questo senso di colpa, una forma di autopunizione per aver invocato la morte del proprio genitore. Il parricidio, spiega lo psicanalista viennese, è il delitto principale e primordiale sia dell'umanità che dell'individuo. Non è un caso, quindi, che questo tema costituisca il fulcro di tre capolavori universali della letteratura, come Edipo Re, Amleto e i fratelli Karamazov. Nei fratelli Karamazov è apparso evidente a molti il rapporto tra l'uccisione di Fyodor Pavlovich, padre dissoluto ed egoista, e la vicenda vissuta realmente dall'autore. Secondo Freud, l'elemento determinante nel romanzo, dal punto di vista psicologico, non è infatti sapere quale dei figli abbia materialmente ucciso il padre, quanto riconoscere il desiderio comune della sua morte, che rende i fratelli egualmente colpevoli. Dostoevskij dimostra, secondo Freud, una straordinaria comprensione per i criminali, con i quali tende a identificarsi, riconoscendo in sé gli stessi impulsi omicidi. Significativo è che abbia attribuito a Smerdyakov, il fratello esecutore dell'assassinio, la sua stessa malattia, come a voler confessare: l'epilettico, il nevrotico che è in me, è un parricida.